Sto pensando al monito cristico, ama il tuo prossimo come te stesso. E proviamo a usare la metafora della famosissima storiella su il pesce, pescare, la canna, dare il pesce, insegnare a pescare. Ama te stesso. Cioè, pesca, impara a pescare per nutrirti. Ama il tuo prossimo. Offri il pesce anche al tuo prossimo. Certo, va bene. Se noi non considerassimo i livelli di profondità e i livelli di complessità e gli stati di coscienza, io posso offrirti il pesce o posso, come dice la storiella, insegnarti a pescare. Se io ti insegno a pescare, compi un'azione che ha un maggiore beneficio, perché tu non avrai più bisogno di me. Poi facciamo che io, anziché insegnarti a pescare, ti insegna ad imparare. In questo modo tu potrai imparare a pescare e così magari potrai anche imparare, che ne so, a guidare l'auto o a essere performante in altri aspetti, perché io ti ho insegnato un metamodello. E poi facciamo che io possa trovare un nuovo sistema per pescare. E se mi dedico a diffondere questo nuovo sistema per pescare, io compio un'azione ancora più efficace. Sono diversi livelli di complessità. Se io mi fermo prima, cosa faccio? Espando in orizzontale il mio amore, anziché portarlo in verticalità, quindi verso livelli via via più di maggiore efficacia. Questo per dire che quando veniamo invitati a sottoporci a una regola per il bene comune, contrabbandandola per amore per l'altro, chi lo fa dovrebbe anche rendersi conto che c'è anche qualcuno che sta cercando di trovare il modo perché qualcuno impari a rispondere e a difendersi con i suoi mezzi, con le sue conoscenze, perché qualcuno anche impari a riconoscere che c'è un altro modo di vedere le cose, oltre le apparenze, oltre alla narrazione ufficiale, e che non necessariamente questa è egoistica o fuori luogo semplicemente perché apparentemente non è amorevole nei confronti del prossimo. A volte bisogna riconoscere e fare un salto e prendersi la responsabilità di dire che così non va, prendersi la responsabilità di parlare fuori dal coro e di sostenere le proprie visioni, se queste possono trasformare la coscienza delle persone, perché questo è il livello più elevato di amore che io conosca. Di questo avremo il coraggio, dovremmo avere il coraggio di parlare. Un nuovo modo